Dopo che abbiamo fatto un po' fumare i cervelli nell'ora prima, adesso facciamo qualcosa di un pochino più tranquillo. Alla fine credo che vi stiate accorgendo che il corso è tutto qui. Le istruzioni sono quelle 3 o 4. If, while, i vettori, è nella combinazione delle cose, nei dettagli, nei casi particolari che sta la difficoltà, nel riuscire a vedere che cosa voglio fare e poi impostare l'algoritmo. E questo, l'unico modo di farlo è con tanta calma mettersi a fare tanti esercizi scemi e provarli fino a quando non siete convinti di come funzionano. Poi magari non vi vengono, chiedete aiuto. Ma non abbandonatelo e soprattutto non state passivi a vedere qualcun altro che fa, perché altrimenti, essendo cose molto di ragionamento, di logica, se non le fate in prima persona sfuggono, assolutamente. Poi adesso le andiamo a complicare un pochino, nel senso che adesso facciamo un po' le matrici, poi faremo i file la settimana prossima, ma la sostanza ormai è sempre la stessa, la applichiamo in contesti diversi, si complica un po' la sintassi, ma la parte algoritmica è quella su cui stiamo lavorando, su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Le stringhe sono un pochino più divertenti perché danno spunti per esercizi che nel caso di vettori nu di numerici sarebbero troppo astratti, no? Sarebbe difficile. Se avessi provato a fare l'esercizio di prima su quei vettori numerici sarebbe stato complicatissimo da descrivere, no? Ma alla fine gli algoritmi sono sempre gli stessi, è un vettore di numeri da prendere, confrontare, travasare, ricercare, eccetera. Prima di partire voglio solo precisare una cosa, visto che già un paio di persone me l'hanno chiesto in tempi diversi. Hanno chiesto: ma all'esame come facciamo a ricordarci tutte le funzioni? Allora, voi all'esame vi daremo due fogli di carta. Un foglio di carta su cui ci sarà scritto il testo del compito, dell'esercizio da risolvere. Un secondo foglio di carta, e sul retro di quel foglio ci saranno due domandine di teoria, 2/3. E un altro foglio è questo, dove ci sono riassunte, abbreviate, tutte le funzioni di libreria, delle librerie principali del C. Quindi sono tutte le funzioni di standard input-output, di standard library, string.h, ctype.h, math.h e l'ultimo in basso che definisco delle costanti con il minimo, massimo, intero, float, eccetera, che sono le librerie più utilizzate. Quindi normalmente le funzioni più frequenti uno non è che se le studia a memoria, ma gli restano in testa perché le usa n volte. Ma in ogni caso all'esame avrete questo da poter consultare. Non sarà possibile consultare altro, né libri, né appunti, né amici. E quindi avrete sul banco tre fogli, il testo, questo e il foglio bianco su cui scrivete. Ok, i fogli portateli voi, eh? Non ve li diamo noi. Il compito è su carta per motivi eminentemente pratici, no? Della difficoltà di riuscire a fare un compito di questo genere in laboratorio con la quantità di studenti che ci sono, perché non si tratta del quizzino, con tutto rispetto, di analisi di matematica in cui in poco tempo, tutto sommato impegnava per poco tempo. No? Qui sarebbe un compito che a fatto calcolatore impegnerebbe 3-4 ore, e se tu moltiplichi verrebbero fuori 9 giorni di fila. Quindi, per motivi logistici, pratici, il programma lo scriverete su carta. Questo non vuol dire però, non fate l'errore che a volte sento dire in giro, ma l'esame è su carta, io mi esercito a farli su carta e non uso il computer, e non li faccio a computer i programmi. L'ho sentita questa frase alcune volte. Non sono inorridito perché ormai non mi spaventa più nulla, ma il problema di fare gli esercizi su carta è che il foglio di carta ti dà sempre ragione. Tu lo guardi, lui ti guarda, ti convinci che l'hai scritto giusto e giri pagina. Ok? Non c'è nulla che ti può dire è sbagliato. Non c'è come un esercizio di calcolo un risultato come deve venire, non c'è come deve venire,
Se prendiamo qualunque esercizio, lo facciamo tutti, ciascuno di noi lo farà diverso. Non c'è un confronto, siamo così, sintattico, carattere per carattere, deve venire così. No, deve fare la cosa giusta. Ma guardando il foglio di carta non lo capisco. Io lo capisco, magari voi no. È per quello che lo correggo il compito. Quindi, no, non fate l'associazione logica errata del tipo, poiché l'esame me lo chiedono di fare su carta, io per prepararmi l'esame faccio tanti esercizi su carta. Non serve a niente. Ok, fine delle prediche perché andiamo avanti. Allora, questo è un passaggio logico molto semplice. Lo facciamo a questo punto perché con i vettori, cioè scusate, con i caratteri si abbina molto bene. Allora, noi abbiamo visto da tempo oramai, mesi potrei dire, i vettori. Vettore è una struttura dati unidimensionale in cui ho dei dati composti da più celle che hanno un nome unico collettivo e un indice che sta a distinguere l'una cella dall'altra. Ma questo si può estendere banalmente anche a vettori di due dimensioni o anche più di due dimensioni. Semplicemente queste celle non saranno più organizzate in modo lineare, ma in modo a griglia bidimensionale o a griglia a cubetto, parallelepipedo tridimensionale, o cose ancora più astratte di cui mi manca la terminologia, ma che al compilatore non darebbero nessun fastidio andare a 4 o 5 dimensioni. Allora parliamo di una struttura dati che in italiano chiamiamo matrice o tabella. No? Se andate a vedere i libri scritti in inglese invece parlano di array in entrambi i casi, perché usano array sia per vettore che per matrice, non c'è questa distinzione. A volte usano matrix, ma molto meno. Allora, che cos'è una matrice in C? Una matrice è una struttura dati, pensiamo a quelle di bidimensionali perché sono quelle che poi nella pratica si usano. È una struttura dati bidimensionale, una sorta di vettore a due indici, I e J, ma poi voi avete fatto tonnellate di geometria e quindi le sapete queste cose. Meglio di me che l'ho fatta anni fa. Queste in realtà sono molto più umili delle matrici della geometria, perché non sono altro che tante scatole messe vicine. Non c'è un RN o R, tutte quelle cose complicate, degli spazi degli autovalori. Se volete le potete calcolare, ma di per sé, dal punto di vista del linguaggio, è un contenitore di variabili, che per scelta nostra, per comodità nostra, decidiamo di organizzare in modo bidimensionale. Dal punto di vista della sintassi del C, la si tratta come un vettore di vettori. Cioè la matrice la vediamo come un insieme di righe, quindi un vettore di righe. Ciascuna riga che cos'è? È un vettore di celle. Quindi vi immaginate che questa matrice bidimensionale dal punto di vista del compilatore è fatta di quattro righe. La prima riga, la seconda riga e la terza riga, A di 0, A di 1, A di 2. Ciascuna riga a sua volta in realtà non è una singola cella, un singolo valore, ma è un vettore a sua volta di interi, in questo caso è definito così. Quindi ogni volta che pensiamo a una matrice, il C lo realizza creando una struttura dati vettoriale di tanti dati che a loro volta sono vettori. E la organizza per righe. Allora, la matrice ha, quindi dal punto di vista sintattico, una sintassi un po' strana, in cui ovviamente per indicare una cella userò un indice di riga e un indice di colonna, IJ, se vogliamo usare la terminologia comune. L'indice di riga va da 0 al numero massimo di righe, meno 1, l'indice di colonna va da 0 al numero massimo di colonne meno 1. E l'indice di riga e l'indice di colonna non sono separati da una virgola, come si fa spesso in matematica, ma sono, ognuno vive, abita in una coppia di parentesi quadre sue.
Quindi l'indice di riga dall'indice di colonna sono separati con chiusa quadra e riaperta quadra. Non mettete la virgola, perché come sempre in C non è errore di sintassi, perché vuol dire un'altra cosa. Ma non è scorretto, ma in realtà non fa la cosa giusta. La virgola ignora il primo valore e usa il secondo. Un operatore strano del C. Quindi, una matrice di 3 righe per 5 colonne, di numeri interi, noi la definiremo semplicemente dicendo OA è un vettore di 3 elementi, A di 3, ciascun elemento è un vettore di 5 elementi, di 5. Quindi quando dichiaro la matrice, la dichiaro dando il nome e poi tra parentesi quadre le dimensioni massime, cioè il numero di righe e il numero di colonne. Nel caso delle matrici dimensionali sarebbe anche il numero di strati eventualmente. Dopodiché questo mi crea una struttura dati di 3x5, 15 celle, che sono accessibili attraverso le coppie di indici, ad esempio A di 1, 3 è l'elemento di A che sta nella seconda riga, e tra quelli della seconda riga è l'elemento che sta nella quarta colonna, 3. Tutti questi elementi della matrice, come già succedeva per i vettori, devono avere tutti lo stesso tipo di dato, in questo caso interi. Ok? Vabbè, questa è la sintassi in generale. Noi possiamo immaginarcela come vogliamo la matrice, ma normalmente ci immaginiamo che il primo indice sia l'indice di riga e il secondo quello di colonna, no? Che è la convenzione normale che si usa anche in matematica, no? Ma in realtà è una scelta, è una convenzione nostra, ce lo immaginiamo così. Come faccio a lavorare sulle matrici? Beh, estendendo il modo di lavorare che avevo sui vettori. Già su un vettore, quando dovevo leggere i dati di un vettore o stamparlo, o farci una qualsiasi tipo di elaborazione, mettevo in conto di usare un ciclo che leggesse, stampasse, elaborasse, calcolasse un elemento alla volta di quel vettore. Con le matrici la stessa cosa, con la differenza che gli indici da girare sono 2. E quindi quasi sempre, quando dovrò usare una matrice, dovrò impostare delle operazioni che sono basate su un doppio ciclo. Dice, prendendo i come indice di riga e j come indice di colonna, ripeto per 3 volte un'operazione, 3 volte quante sono le righe, per ciascuna riga i ripeto per 5 volte un'operazione, 5 quante sono le colonne, e quindi all'interno del corpo del ciclo più interno di questa coppia di cicli annidati posso usare l'elemento x di j, riga i, colonna j, e a ogni iterazione l'elemento x di j sarà un elemento diverso, quindi quando devo leggerli leggo uno dopo l'altro, quando devo stamparli devo stampare, eccetera. Quindi per toccare, no, tutti gli elementi della matrice mi serve un doppio ciclo. Il doppio ciclo che è impostato in questo modo lavora per righe. Mi dà prima tutti gli elementi della prima riga, perché i uguale a 0 e j varia. Poi, finito quando j è arrivato al fondo, si incrementa i uguale 1 e j riparte da 0 e li rifà tutti. Poi quando è arrivato al fondo anche della seconda riga, reincremento i, varrà i uguale 2 e j lo rimetto a 0 e li rifà di nuovo tutti. Quindi mi dà tutti gli elementi della prima riga, poi va a capo per dire, tutti gli elementi della seconda riga, poi tutti gli elementi della terza riga. Li tocca in questo ordine. Se voi aveste bisogno di elaborare la matrice anziché per righe, anziché vedere gli elementi per righe, vederli per colonne, basta scambiare tra di loro i due cicli. Il ciclo più esterno diventerà quello sulle colonne, il ciclo più interno diventerà quello sulle righe,
No? Il ciclo più interno è sempre quello che va avanti più veloce, quello esterno è quello che va avanti solamente quello interno arrivato alla fine. Quindi se quello interno sulle righe, se quello interno lavora sulle colonne, quello esterno che è più lento è sulle righe, quindi fa una riga per volta. Se il ciclo esterno sulle colonne, vuol dire che quello interno sarà sulle righe e va più veloce, quindi faccio un'intera colonna, poi mi sposto sulla colonna successiva, poi su quella dopo ancora e così via. Quindi, mettendo in pratica, questo è un esempio, un frammento di codice che stampa il contenuto di una matrice di numeri reali, di n righe e m colonne, e qui c'è il ciclo esterno sulle righe, e dentro, qui ho provato a... no, indicarlo graficamente così per dire quel blocco lì è una parte di programma che potrei scorporare che corrisponde alla stampa della riga I. E per stampare la riga I, la riga I che cos'è? È un vettore a sua volta. E quindi per stampare tutti gli elementi di un vettore serve un ciclo. E gli elementi di questo vettore sono le celle, le colonne. Le colonne J. Le colonne J prese tutte dalla stessa riga I. Quindi ricordate che in questo ciclo qua interno I lo dobbiamo pensare come costante e J sta variando. Finito di lavorare su J, va a capo, chiusa graffa e allora lì ricambio I lo incremento. Ok? Quindi una volta familiarizzata con questo doppio ciclo, riuscite poi a lavorare sulle matrici. Questo è un altro frammento di codice che invece è il contrario, fa la lettura della matrice, ma è esattamente la stessa cosa, il doppio ciclo dove dentro anziché la printf ho messo una scanf, non cambia nulla. Lo schema, il pattern generale è sempre lo stesso. Ecco, allora per impratichirsi con le matrici e non fare esercizi troppo astratti, vi propongo di giocare con questo. Facciamo un programma che scopra se una determinata serie di numeri è quello che si chiama un quadrato magico. Non l'ho inventata io, si chiama proprio così. Quadrato magico che cos'è? È una matrice, un quadrato magico di lato n, no? È una matrice di n per n numeri interi, compresi tra 1 e n quadro, tutti diversi tra di loro. Cioè un modo per dire i numeri che vanno da 1 a n quadro. Nel caso di lato 3, i numeri dall'1 al 9. Nel caso di n uguale 4, i numeri da 1 a 16. Che sia fatto in cui i numeri siano disposti in modo tale che la somma dei numeri presenti in ciascuna riga sia costante. Cioè la somma dei numeri della prima riga fa un certo valore, che può essere quello che vuole. La somma dei numeri della seconda riga deve essere uguale a quella della prima. E quella della terza riga deve essere uguale a quella della seconda. Cioè devono essere tutte uguali tra di loro le somme dei numeri che si trovano in ciascuna delle righe. La stessa cosa per le colonne. Ogni colonna deve avere la stessa somma. E la somma delle colonne deve essere uguale alla somma delle righe. E poiché ci vogliamo fare del male, ci mettiamo in mezzo anche le diagonali. Quadrato, poiché è una matrice quadrata, ha delle diagonali definite, sia diagonale discendente che quella ascendente, posso provare a fare la somma dei valori che stanno nella diagonale e vedere quanto vale. Se il quadrato è magico, avrà n righe, n colonne e due diagonali. Faccio le somme di tutte queste serie di numeri, che sono 2n più 2, e tutte queste 2n più 2 somme dovranno dare lo stesso risultato. In questo caso c'è un esempio, ho rubato da Wikipedia, di un semplice quadrato magico di lato 3,
non è l'unico, ce ne sono molti altri, in cui la somma dei numeri presi per righe, per colonne e per diagonale fa sempre 15. Potete divertirvi a fare il quadrato magico di lato 8, no, ma con 4, 5, con 4 si riesce a mano, non è facilissimo, ma ce la si fa. Chi farà il corso di algoritmi l'anno prossimo imparerà a fare i programmi che scoprono quali sono i quadrati magici. Questo corso non ce la facciamo. Intanto faccio pubblicità al corso di informatica, ovviamente. Ok, allora cosa dobbiamo fare? Tutto sommato è semplice, no? È per impratichirci con le matrici. Devo chiedere all'utente qual è il lato n, devo dirgli inserisci uno dopo l'altro tutti i dati, gli n quadro numeri, verificare che siano giusti, che è la parte più difficile di tutti, cioè che lui alla fine non mi inserisca dei doppioni. Perché lui, io li conosco i miei utenti, mi inserisce tutte le volte uno in tutta la matrice e allora lì sì che fa sempre somma 3, ma è vietato, perché i numeri devono essere diversi tra di loro, questo non è banale da verificare. Perché dovrei fare una ricerca di duplicati all'interno della matrice, la facciamo. È la parte più complicata dell'esercizio. E poi devo fare un po' di somme e controllare che le somme siano uguali tra di loro. La cosa sarà un pochino difficile perché io so che devono essere uguali tra di loro, ma non so qual è il valore che devono avere. Quindi quando io farò la somma della prima riga, mi viene 95, è giusto o sbagliato? Non lo so finché non vedo la seconda riga. Quindi dal punto di vista del codice ci sarà una piccola complicazione in più. Ma non voglio anticipare il finale. Partiamo col l'esercizio. Non vale dir di no. Quadrato magico. Allora, senza neanche tanto nascondercelo, la struttura dati principale di questo programma è una matrice di numeri interi. Chiamiamola Q, per ricordarci che è quadrato. Non so quale sarà il lato che l'utente sceglie. Per cui io dimensiono in modo generoso una matrice, ma in questo caso 20x20, non credo che qualcuno abbia voglia di mettere a mano più di 400 numeri, no? E di risolverselo, quindi mi sembra abbastanza ampio 20. Come dimensione massima dei quadrati che il mio programma sarà in grado di verificare. E dopodiché avrò una variabile che chiamo n, che è il lato del quadrato che l'utente sceglierà. Lo facevamo già con i vettori, dimensionarli grandi e poi avere una variabile che mi dicesse fino a quanto lo sto usando. Con le matrici, a maggior ragione, questa è una matrice quadrata, per definizione, e allora mi serve una variabile sola che mi dice quanto è grande, perché sarà n per n. Nel caso di una matrice rettangolare, che è il caso generale, dovrò definirmi due variabili, una n e una m, il numero di righe e il numero di colonne, che dovranno essere... potranno essere diverse, ma entrambi minori rispettivamente del numero di righe dichiarato qua e del numero di colonne dichiarato qua. Ok, chiedo all'utente il lato del suo quadrato. E
e leggo n, qui non faccio molti controlli per brevità, però ovviamente dovrei controllare che n fosse compreso tra 2 e 20. Anche con 1 si può fare il quadrato magico, ma è un po' troppo facile, no? Quadrato 1 per 1. Adesso devo innanzitutto chiedere di inserire i dati e poi verifica se è magico. Inserire i dati significa leggere la tastiera riga per riga, colonna per colonna i valori. Quindi, allora, l'inserimento alla lettura procede con un doppio ciclo. Avrò un ciclo sulle righe, che sono n, e per ciascuna riga avrò un ciclo sulle colonne, che sono in questo caso sempre n. E in ciascuna iterazione dovrò leggere da tastiera un numero intero da mettere dentro Q di J. Questa è la sostanza. Adesso aggiungo un paio di printf di abbellimento perché il nostro povero utente non si perda. Ma la sostanza è questa. Per ogni riga, all'interno di quella riga, per ogni colonna, leggi un numero e mettilo dentro la matrice Q, nella riga I, colonna J. Quindi a questo punto gli dirò, caro utente, inserisci la riga riga 1, la riga 2, la riga 3. Quindi la riga I più 1. Ricordiamoci che l'utente conta a partire da 1 e il programma conta a partire da 0, quindi c'è sempre questo I più 1 quando devo stampare questi valori. E allora gli chiederò valore per valore dammi l'elemento 1,1, l'elemento 1,2, l'elemento 1,3 e così via. Stampiamo l'epilogo. E per stampare l'epilogo, anche qua, per stampare una matrice, stamperò con un doppio ciclo in cui in ciascuna iterazione stampo un singolo elemento. Con I uguale 0, I minore di n, I più più. For j uguale 0, punto e virgola, j minore di n, j più più, printf, per 104d, spazio, qdj, e poi alla fine della riga vado a capo. Okay. Allora, proviamo solo questa parte qui, già i j non li ho definiti. Dimentichiamo
dimenticato punto e virgola qua. E anche qua niente, punto e virgola dopo le 4 no. Ok. Quindi lato del quadrato 4, vediamo un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Li metto così solo per provare. No? Questa è la printf che sto facendo nella lettura dei dati e mi stampa il quadrato inserito, che poi scoprirà che non è magico, perché la somma della prima riga è terribilmente minore della somma dell'ultima riga. Però finora abbiamo letto e verificato, no, i dati. Adesso verifica se è magico. Innanzitutto, in realtà, prima dovrei verificare se i dati sono corretti. Cioè, devo verificare che tutti i Q sono tra 1 e n quadrato e sono tutti diversi tra loro. No? Questa è la regola, altrimenti stai barando. Fatemela fare dopo, oppure non ce la facciamo oggi perché è un pochino di lunga, ma qui è la verifica che dovrei fare. Se è corretto, allora vado avanti a verificare se è magico, se no ci salutiamo, no, interrompiamo qua il programma perché ha inserito dei dati scorretti. Quindi questo è ciò che significa fare la verifica che i dati siano corretti. Che tutti siano completi tra 1 e n quadro è facilissimo, no? Di nuovo, scandisco con un ciclo doppio if q di j maggiore o uguale a 1 and minore o uguale a n quadro. Un pochino più difficile è vedere se il valore è uguale a un altro. Suggerimento: servono 4 cicli annidati, 2 per pescare un numero e altri 2 per andare a cercare se altrove esiste. Invece veniamo alla parte specifica, verifica se è magico. Allora devo fare la somma di righe, somma di colonne e somma delle diagonali. Allora io posso decidere di fare prima tutte le somme alla cieca, memorizzare il valore di queste somme in un vettore o in più vettori e poi dopo andare a controllare i valori. Oppure posso decidere, man mano che faccio le somme, e controllarle, perché se per caso mi accorgo che la prima somma che faccio è diversa dalla seconda, non è il caso che faccia tutte le altre. Io qua in aula adesso lo risolvo controllando via via che calcolo, anche perché poi sui lucidi vi trovate un esercizio che è molto simile a questo, cioè più semplice, che vi chiede semplicemente di prendere una matrice e calcolare la somma delle righe e la somma delle colonne, mettendo in due vettori, uno di righe e uno di colonna, uno che contiene le somme delle righe e uno che contiene le somme delle colonne, i valori così calcolati. Quindi vi trovate qua anche la soluzione, che ce l'avete sui lucidi, e quindi mi sembra più furbo farne qua una diversa. Se no, di là c'è l'esempio di come si fa la somma per righe e si mette in un vettore. Io tento in aula a fare esercizi diversi da quelli che avete sui lucidi, non perché quelli siano brutti o non li dobbiate vedere, no? Ma proprio perché ne abbiate di più. Ok, verifica se è magico. Allora, calcolo la somma. La somma della prima riga, qualunque essa sia, va bene. Quindi io posso calcolare la somma dei numeri nella prima riga e poi me la memorizzo, ma non posso ancora dire nulla. Poi calcolerò tutte le altre somme di tutte le altre righe, più delle colonne, più delle diagonali, e ciascuna delle quali, appena calcolata, la andrò a confrontare con la somma della prima riga. Cioè, per vedere se tutte queste sono uguali, ne prendo una come riferimento. Potrebbe essere la prima riga, potrebbe essere la diagonale, scegliete voi. E poi faccio le altre somme e ogni volta che trovo una somma la confronto con quella di riferimento. Tanto se sono tutte uguali è indifferente quale scelga come riferimento. Se devono essere tutte uguali è indifferente quale scelga come riferimento. Ok?
Allora, io direi che mi calcolo prima, innanzitutto, la somma della prima riga. Sono pigro a scrivere, dovrei dire la somma degli elementi sulla prima riga. E lo calcolo in una variabile fatemi chiamare somma base, no? Il valore di riferimento. A cui tutte le somme devono essere uguali. E lo calcoliamo sulla prima riga, ad esempio. Ma questa è una scelta nostra, di calcolarlo sulla prima riga. E poi avrò un'altra variabile che chiamo somma, che mi dà, che userò per calcolare le varie altre somme. Servono due. Allora, somma base come la calcolo? Sommando i valori degli elementi della prima riga. Quindi, la riga è sempre la riga 0. La colonna, beh, sono tutte le varie colonne, quindi tutti i valori che si trovano sulle varie colonne della riga 0. Qui non ho un ciclo doppio, non vado a toccare tutti gli elementi della matrice, non sto facendo la somma di tutti gli elementi della matrice. Sto facendo la somma degli elementi della riga 0, vedete che 0, l'indice di riga l'ho inchiodato a 0, l'indice di colonna invece lo sto facendo ciclare da 0 a n-1 e mi accumula il valore di somma base. A questo punto vado a fare i confronti. Ho tanti calcoli da fare e ogni volta che ho fatto di valori di somma, e ogni volta che troverò una nuova somma andrò a controllare se somma è uguale o diverso da somma base. Se almeno uno è diverso, il quadrato non è magico. Ma questa è quella che avevamo chiamato una ricerca di universalità, devono essere tutti uguali. Se almeno uno è diverso, non è magico. Allora questo lo gestiamo con un flag, tipicamente. Un flag che io chiamo magico, che si ricorda gli esiti dei confronti, e poiché ricerca di universalità, faccio finta, ipotizzo che lo sia, e poi se mi accorgo che non lo è, lo metto a 0, parto da magico uguale 1. Se poi qualche confronto fallisce, rimetterò magico a 0, e alla fine potrò stampare qualche cosa in funzione del valore di questo flag. Allora, controlliamo la somma delle righe. Allora, devo fare la somma di tutte le righe a partire dalla 2, la riga, cioè a partire dalla 1, dalla seconda riga, perché la prima riga, la 0, l'ho già contata. Quindi, dalla riga 1, non 0, alla riga n-1, mi chiedo se la somma della riga i è uguale a somma base. E come faccio a saperlo? Vabbè, calcolo la somma della riga i. Calcolo la somma della riga i implica fare un piccolo ciclo sulle celle di colonna. Però sono due... Non ragioniamo col timbro, ci vuole un doppio ciclo, tunk, stampiamo il doppio ciclo. C'è il ciclo esterno che dice, devo prendere le righe uno alla volta. Per ciascuna riga mi faccio queste domande. Il fatto è che per rispondere a questa domanda devo fare all'interno di dentro un piccolo ciclo che lavora sulle colonne della riga I, ma quel punto I è fisso.
Allora, questo qua basta semplicemente mettere somma uguale a 0, for j uguale a 0, j minore di n, j più più, somma uguale somma più q di i che è fisso e j che sta variando. La somma della riga i l'ho calcolata lì, è uguale a somma base, e andiamo a controllare, se somma uguale, anzi, se per caso è diverso da somma base, non è magico. Poi passo alla riga successiva, i uguale 2, e mi chiedo la somma della riga 2 è uguale a somma base, e rifaccio la somma della riga 2. Vedete che qua somma lo rimetto a 0 ogni volta, perché la somma di ogni riga è indipendente da quella riga prima, devo ripartire da 0 a contare. Occhio dove le inizializzate queste variabili. La variabile somma nasce qui, viene aggiornata qui e muore qui. Ciò che sopravvive più a lungo è la variabile magico, il flag, che nasce qui, eventualmente viene aggiornato se trovo un'anomalia e poi morirà sotto dove farò i confronti per stampare il messaggio all'utente. A questo punto faccio la stessa cosa per colonne. Quindi per tutte le colonne, a questo punto parto da j uguale 0, non più da j uguale 1, perché la prima colonna devo ancora farla, no? Era solo la prima riga che era un'eccezione. E mi chiedo, la somma della colonna j è uguale a somma base? Deve esserlo. E come faccio a saperlo? Beh, calcolo la somma della colonna J, mi serve un cicletto sulle righe che ferma la colonna J, va a prendere tutte le celle di tutte le righe diverse che stanno su quella colonna e somma i valori. E quindi vado a vedere tutte le righe, tutte le varie righe dove questa volta è J che è fermo, inchiodato, ed è I che varia in questa sommatoria. Quindi nonostante l'istruzione sia identica, quella della riga 75 e quella della riga 88, servono cose diverse, perché dipende da come gli presento gli indici, ovviamente, da quali, come navigo le varie celle. E poi però il confronto è sempre lo stesso. Se somma è diverso da somma base, allora non è più magico. E qui se, solamente se veramente magico riesce a sopportare tutti questi confronti sempre vincendo, sempre avendo l'uguale tra somma e somma base. Poi devo ancora passare due controlli, che è quello delle diagonali. Quindi la diagonale discendente come faccio a fare la somma degli elementi sulla diagonale discendente? Devo fare somma uguale Q di 0, 0, più Q di 1, 1, più Q di 2, 2, più fino a dove? Fino a Q di N-1,
n-1. Per calcolare questa sommatoria ovviamente mi serve anche qua un ciclo. Uno, non due anni dati. Ho n elementi che sono messi sulla diagonale. Vabbè, ho due indici, ma non importa, mi serve solamente un valore. In questo caso l'indice di riga e l'indice di colonna sono uguali. Quindi avrò solamente, somma uguale a 0 ovviamente, per iniziare già la sommatoria, più Q di II, ad esempio. Per I che va da 0 a n-1. A questo punto ho calcolato la somma della diagonale principale, la diagonale discendente. E mi chiedo, questa somma può darsi che il quadrato sia a posto per righe e per colonne e non per diagonali? Verifichiamolo. E poi l'ultimo controllo da fare è quello della diagonale ascendente, diagonale secondaria. Cosa devo fare? Somma uguale devo partire, devo fare 4 più 5 più 6, no? Allora, 4 è nella riga 2, colonna 0. Riga 2 in questo caso è n uguale a 3, in generale l'ultima riga è la riga n-1, no? Quindi sarà n-1 come righe, colonna 0, più, e vado avanti cosa? Decrementando ogni volta il numero di righe e incrementando il numero di colonne. n-2, sono salito su 1, mi sposto a destra. Q di n-3, 2, fino a quando non incontro l'angolo in alto a destra. Q di 0, che se permettete scrivo n-n, perché via via sto togliendo sempre di più da n, colonna n-1, l'ultima colonna. n-n, cioè 0. Questi sono i conti che devo fare. Anche qua è una somma lineare, non mi serve un doppio ciclo, è un vettore, solo che anziché essere dritto è messo storto. Allora, sommiamo, mettiamo j, via come indice, tanto per usare intercambiabilmente. Perché io qua avevo una sommatoria in cui per l'ordine con cui l'ho scritta mi viene comodo ragionare sul secondo indice, sull'indice di colonna, perché per come ho scritto questa sommatoria 0, 1, 2, 3 è crescente. Quindi faccio il ciclo su j e quindi dovrò fare la somma degli elementi aggiungendo Q di riga J, dove devo solo fare attenzione a qual è la riga che devo sommare. Se sono nella colonna J uguale a 0, la riga da sommare è l'n-1. Se sono nella colonna J uguale 1, la riga da sommare è la n-2. Se sono in generale nella colonna J, il valore che devo prendere sarà sulla riga n-1, meno j. n-1, e poi ogni volta che j si incrementa ne tolgo 1. All'ultima iterazione il valore di j vale n-1, e quindi avrò n-1 meno n-1, che fa 0, anche a quest'ora.
Ok? E fatta questa somma, il solito controllo che deve essere uguale alla somma base. A questo punto ho finito, nel senso che basterà controllare il valore del mio flag per poter decidere se il quadrato inserito è magico oppure no. Ah già, magari commentino qua. Allora, proviamo un po' a vedere. Mettiamo il quadrato di prima, con i numeri da 1 a 15. Vado un po' a mescolarli, ma mi dirà sicuramente che il quadrato non è magico. Proviamo con uno che sappiamo che è magico, che è quello che mi sono copiato da qua, 276.951.438. Lato 3. 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. Complimenti, il quadrato inserito è magico, quindi in questi due casi ha dato la risposta giusta. Poi per dire che il programma sia corretto dovremmo verificarlo in altri casi, magari ci stampiamo i valori delle somme che vengono fuori, dovremmo fare, no? Ovviamente le verifiche più approfondite. Quindi, tipiche operazioni sulle matrici: leggo, stampo, faccio somme per righe, somme per colonne, somme, analisi diagonali, sono un po' questi i giochi che si fanno, no? Le uniche operazioni difficili da fare sulle matrici sono queste, che non a caso avevamo posticipato, dicendo controlliamo i dati, e dove c'era una verifica se i dati fossero duplicati. Allora, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora, possiamo aggiungere questa parte di controllo. Ormai ci siamo fatti le ossa sulle matrici, quindi siamo anche più snelli. Allora, devo controllare che tutti i Q abbiano due proprietà. Una di essere compresa in un certo range, in un certo intervallo, e questo è banale. Due, di essere diversi dagli altri. Allora, magari mi definisco un altro flag che chiamo valido, finalizzato a questo controllo,
dove ero? Qua. E dove? Prendo uno a uno tutti i dati della mia matrice. Prendo uno a uno tutti i dati della mia matrice e faccio due cose. Verifica che Q di J sia tra 1 e n quadro. E poi verifica che Q di J non sia duplicato. Ok, qui sono dentro questo doppio ciclo for, che è un maggiordomo che mi passa uno a uno i valori. Ogni volta che mi passa un valore io devo fare queste due cose. Ma nel fare queste due cose mi disinteresso del perché, del come, di in che ordine mi arrivano i valori, eccetera. Perché l'ho scritto qua, sono due verifiche puntuali da fare. La prima è che sia compreso tra 1 e n quadro. Quindi se per caso non lo è, se Q di J per caso fosse minore di 1, oppure fosse, sempre Q di J, fosse maggiore di n quadro, allora il quadrato non è valido. Anche qua, verifica di universalità, vogliamo che tutti gli elementi abbiano questa proprietà, appena ne troviamo uno che non ce l'abbia, il mio flag scende a 0. Se è minore di 1 o maggiore di n quadro, non va bene. E questa è una facile, no, quello al limite del banale. Il secondo punto verifica che non sia duplicato. Come faccio a sapere se io ho il mio Q di J che vale 7, se per caso nel quadrato c'è un altro 7? E lo vado a cercare. E per andarlo a cercare devo andare a cercare tutti gli n quadro elementi. E mi farò qua, nel mio intimo qua dentro, un doppio ciclo che va a cercare su tutti gli elementi. Questo doppio ciclo lo farò con una coppia di indici che non è più I e J. I e J qui dentro sono gestiti dal maggiordomo di prima. Non li devo toccare, sono delle costanti per me qua dentro. Mi vengono dati come informazioni su cui lavorare. Quindi se devo cercare un altro elemento userò altri due indici, che ho chiamato I1 e J1. I primo e J primo, no? Scriveremo in matematica, un'altra coppia di indici di lavoro. E andiamo a cercare in tutte le coppie I1, J1, quindi in tutta la matrice, se c'è un valore uguale al mio 7. Mi chiedo se da qualche parte nella matrice per caso troviamo un elemento che sia uguale a Q di J. Allora non è valido, perché ho trovato un altro elemento nella posizione I1J1 che è uguale al QDJ che il maggiordomo mi ha passato da verificare. E allora mi arrabbio, dico no, ce n'è un altro e quindi questo quadrato non è valido perché ho trovato almeno un duplicato di un elemento. Ovviamente manca ancora un controllo, perché in questo caso troverei se stesso come duplicato. No? Perché siccome sto andando a cercare in tutta la matrice,
va anche a cercare nella posizione IJ. Io mi devo in realtà arrabbiare solamente se ne trovo uno di uguale valore ma con indici diversi. E come si scrive? I valori siano uguali e gli indici siano diversi. Cioè è diverso o l'indice di riga o l'indice di colonna. Non possono essere entrambi uguali. Potrei scriverlo così, ad esempio, I è diverso da I1 oppure J è diverso da J1. Cioè almeno uno dei due indici è diverso. Non è vero che sono tutti e due uguali. Avrei anche potuto scrivere AND NOT I uguale I1 AND J uguale J1. La stessa cosa, De Morgan passa da uno all'altro. Quindi mi arrabbio se trovo un valore uguale in un posto diverso. Allora metto valido uguale a 0. Ah sì. Alla fine di tutti questi controlli vado a vedere se non è valido. Dico che non è un quadrato valido, non che non è magico, ma non è proprio valido, non lo prendo neanche in considerazione. Adesso, con questo controllo, tutto il resto del programma, tutto da qui in fondo, dovrei metterlo in un unico grosso else. Se valido uguale 0 stampa questo errore, altrimenti se valido uguale 1 fai il resto del programma. Allora questo è abbastanza pesante. Immaginate un programma che prima di partire fa dei controlli su diversi dati, diversi tipi di controlli, scusate. Allora ogni volta sarebbe un if e il resto del programma sarebbe dentro un else. Quindi avresti la parte principale del programma che sta dentro 8 livelli di annidamento che corrispondono a tutti i controlli che hai fatto all'inizio. Solamente per evitare che il programma vero e proprio venga eseguito quando devo fermarmi prima. Allora questo è un classico esempio in cui la programmazione strutturata sta sulle scatole, nel senso che per fare una cosa strutturata tu vai a complicarti il codice. Perché quello che vuoi fare a questo punto è interrompere, finire, basta. C'è qualcosa che non va, interrompiamo qui. È un errore non recuperabile. Allora, quello che si può fare in questi casi è interrompere l'esecuzione del programma. Anziché dire, beh, se questo fai questa printf, else, semplicemente fai questa printf e interrompi il programma. Per interrompere il programma ci sono due modi. Uno già l'abbiamo visto, l'abbiamo sempre usato anche se non l'abbiamo mai commentato, è return. L'istruzione return, il main è una funzione come tutte le altre. E quando chiamo l'istruzione return, ritorna dalla funzione, la interrompe. Interrompere, ritornare dalla funzione main, significa chiudere il programma. Noi normalmente il return 0 lo facevamo alla fine, come ultima istruzione, quando il programma aveva fatto tutto. Se abbiamo bisogno di farlo prima, lo possiamo fare. Quindi, quando vogliamo uccidere un programma anzitempo, è sufficiente
suicidarsi così con un return. Attenzione che però questo funziona solamente se siamo nel main. Se dovessimo interrompere il programma da una funzione interna che non è la funzione main, l'istruzione return ritorna solamente dalla funzione, non mi va a interrompere il programma. Per questo motivo c'è un comando nuovo, che vedremo meglio la settimana prossima, che è una specie di super return, si chiama exit. La funzione exit interrompe il programma ovunque venga chiamata, anche dentro una funzione. Quindi quando chiamo la funzione exit, poi settimana prossima ragioniamo su cosa vuol dire quello 0, non ci interessa per adesso. Sappiamo che ogni volta che chiamo la funzione exit, il programma viene interrotto sul momento, non verrà mai fatta la riga successiva. Ok? Quindi possiamo prendere l'abitudine, proprio per non fare qualche cosa che sia specifico e funziona solamente nel main, di dire quando verifichiamo degli errori non recuperabili, per cui il programma non può andare avanti, anziché complicarci la vita con degli else, interrompiamo l'esecuzione con la funzione exit. Il programma si finisce lì. Questo la possiamo chiamare nel main oppure in qualunque altra funzione. Ok, vediamo se questa cosa ha senso. Abbiamo quadrato 2x2, se dico che 1, 2, 3, 4 non è magico ma non si arrabbia. Se inserisco invece un quadrato, sempre di lato 2, ma che contenga 1, 2, 1, 4, dove il numero 1 è duplicato, dovrebbe, speriamo di non aver fatto errori, dirmi che non è un quadrato valido. E quindi non fare pure la verifica se è magico oppure no. Vedete che non stampa alla fine è magico o non è magico perché ho interrotto il programma prima. Ecco, lascio qua questa parte dove c'è la verifica dei duplicati, che è quella più complicata. Se qualcuno se la vuole meditare, se non ci sono domande, interrompiamo qua. Grazie.